senti ogni momento una di più. Sei capace di inventare la perla che il tuo cane legge i libri di Dumas. Hai perfino raccontato che in Perù col tritolo fanno il sugo del ragù. Detto che è un amico viceré, un paese che si chiama Cocodè, dove tutte le galline hanno il gilet e fa l'uovo al cioccolato e dal caffè. Fanfaronando, vai fino al polo, fanfaronando, con piede solo, fanfaronate, fanfaronate, ma chi ti crederà? Chi ti crederà? Bom bom bom, 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 bom bom bom. Renzo? Renzo? Renzo! Renzo? 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 Pronto? Pronto, sono la signora Piani. Per cortesia, signorina, mi passi subito mio marito. No, no, non posso rimandare. Gli dica che è urgente. Che lasci la riunione per qualche minuto. Sì, sì, resto in linea. Pronto? 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 Buongiorno. Buongiorno. Sono il commissario Orsi. Il signor Sandro Simoni? Sì, sono io. Avrei bisogno di parlarle per una cosa urgente. Prego, si accomodi. Sì, grazie. Grazie. Dica, lei conosce questo ragazzo, vero? Si chiama Renzo Appiani. Certo, è mio cugino. Ah, bene, bene. Allora sa di certo che è fuggito da casa e sono 3 giorni che ne manca. Sì, ho sentito qualcosa, ma credevo fosse tornato. Oh, gente di qui assicura che averlo visto entrare una mezz'ora fa, proprio qui da lei. Qui da me? Renzo. Ma io le assicuro che... Ma l'hanno visto, signor Simoni, ed è gente che lo conosce molto bene. Badi, eh? Io non dico che non l'abbiano visto.
Forse sarà anche entrato nel portone, ma qui da me non è venuto. Eppure hanno detto che veniva spesso, spesso qui da lei. Certo, io come vede faccio il cartellonista e siccome a Renzo piace disegnare ogni tanto viene a trovarmi. Ma oggi non l'ho visto. Va bene, mi scusi, ma date le circostanze sarà bene dare un'occhiatina in giro noi. Lei permette, vero? Ho capito, lei non mi crede. Cerchi, cerchi pure. Dove dà questo? Ripostiglio e toilette. Beh. Bene. Niente, signor commissario. Beh, diamo un'occhiata all'armadio allora. Su, apriamo. Come vuole. Ecco qui. Arnesi da lavoro e stracci. Vuole che apra anche l'altra porta? Naturalmente, certo, dai. Un momento che prendo la chiave. Devo averla messa... Sì, nel cassetto. Prego. Allora? Ecco. Va bene, grazie. Scusi per il disturbo, Buongiorno. Buongiorno. Comunque, se avesse notizie del ragazzo, signor Simone, avverta subito noi e la famiglia, Perché puoi immaginare come stanno i genitori dopo 3 giorni che ne manca il ragazzo. Farò il possibile per aiutarli e per aiutare Renzo. Va bene, di nuovo. Arrivederci. Buongiorno. Prego, dottore. Ma che fai, Renzo? Dai, sono andati via. Ma sei sicuro che sono andati via? Certo, li ho accompagnati alla porta. Ho avuto una paura. Ed io, se ti trovavano passavo un bel guaio. Ma che potevo fare? Sandro, aiutami, Sandro, aiutami. Certo, se mi trovavano mi toccava tornare a casa. E io invece a casa non ci voglio tornare. Senti un po', ma quanto deve durare questa storia? E poi, che ti credi, ci ho provato anch'io una volta, ma mi è venuto subito a noia. Sandro, non mi vorrei mica tradire. Che tradire? Se ti riaccompagnassi a casa, tutti direbbero che ho fatto il mio dovere. Il fatto è che sono anch'io un po' matto, come te, non ho ancora messo giudizio. Ma, insomma, si può sapere perché sei venuto via da casa? Mi dispiace, ma non te lo posso dire. È una cosa tra me e i miei genitori. Così io non so nemmeno perché ti aiuto. E magari sbaglio tutto. Non è vero che sbagli, te lo dico io. Ah, se lo dici tu. Adesso dove vai? Un posto tranquillo, ci sto proprio bene. Hai bisogno di soldi? Io guadagno tutti i giorni, che ti credi? Me l'hai già detto. Il mio numero di telefono, te lo ricordi? Chiamami subito se non sai come fare, aspetta. Diamo prima un'occhiata. Via libera. Ciao, Matto. Ciao, Sandro. Grazie. E tu cosa mi sai dire? Niente. Ho visto Renzo l'ultima volta che è venuto qui. E non hai un'idea di dove possa essersi nascosto? O almeno il perché è fuggito da casa? Io proprio no. Io non so niente di niente. E come faccio a sapere dove è Renzo? Ma che credete, ragazzi? Io vi capisco. Voi pensate di dover aiutare il vostro amico Renzo e secondo voi questo è il modo migliore per farlo. Non rivelare niente che possa aiutare noi della polizia a ritrovarlo. Non è così? Ma cosa dobbiamo dire se non sappiamo niente? E forse io non sono stata abbastanza chiara, ragazzi. Non penserete che vogliamo mettere il vostro amico Renzo in prigione? Vogliamo solo aiutarlo a tornare a casa. Me lo immaginate che può fare da solo in giro per la città quanti pericoli può correre? Se davvero lo volete aiutare, dovete fare in modo che torni subito a casa. Almeno riuscite a immaginare come siano in pena i suoi genitori. Andate, andate a trovarli e cambierete subito idea. Io gli ho parlato e mi hanno fatto proprio pena perché... pena proprio. Parlate tra voi, ragazzi, consigliatevi. E se ritenete di potermi dare una mano, chiamate subito. E ricordatevi,
Se dovesse succedere qualcosa, e speriamo di no, la responsabilità è anche vostra. Arrivederci. 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 Ciao, ragazzi. E se avesse ragione lei, l'ispettrice di polizia? E se poi Renzo dice che l'abbiamo tradito? Il fatto è che noi a Renzo gli dobbiamo parlare, sentire le sue ragioni. Io non lo so perché se n'è andato di casa, voi lo sapete. Per me un motivo ce l'aveva. Ma tu lo sai? Io no, e tu? Nemmeno io. Io lo conosco Renzo, e anche i suoi genitori. Non può essere un motivo importante. Ma lui a volte se la prende troppo, anche per cose che non contano. Almeno facciamo come dice Maria Luisa, parliamo con lui. E che? Ha bisogno dei nostri consigli, Renzo? Se ha deciso così, c'è una ragione. E noi la dobbiamo rispettare. Che amici siamo. Vedi, Roberto, a volte uno per essere troppo amico può anche sbagliare. E questo qui è proprio il caso. Scommetto che fate tanti discorsi e non sapete nemmeno dove andarlo a cercare. Io lo so. Dove? Lo posso dire? E che, non ti fidi di noi? Dillo avanti, Maurizio. La sua cugina, quel giovanotto che fa i cartelloni della pubblicità. Figurarsi, c'è stato lì, ma ora non c'è davvero. E tu come lo sai? Lo so perché lo so. Ci sono due posti per cercarlo. Ma sei sicura? E che ti credi, che me lo sia sognato? Allora facciamo due gruppi. Uno va in un posto, uno in un altro. Io vengo con te. Ecco, allora in uno andiamo noi tre. Nell'altro io con Maurizio e magari facciamo venire anche Pilade. Però dobbiamo far presto perché secondo me, Renzo, nei posti ci resta poco. Dobbiamo chiedere a Giacinto se ci accompagna con la macchina. Bene, andiamo. Andiamo, ragazzi. Vieni. Scappi. Di che hai paura, Renzo? Cosa volete? Ma che cos'hai? Sembra che tu non ci riconosca nemmeno. Ehi, Renzo, sono Diego. Come stai? Noi siamo venuti solo perché se ti serve un aiuto. Forse tu pensi che noi ti vogliamo far tornare a casa. Invece no. Pensa che è venuta da noi anche un'ispettrice della polizia. Ma non abbiamo detto niente. Eppure noi sapevamo dove trovarti. Io non ho bisogno di niente. Mi trovo proprio bene. Non è vero, si vede che non c'è la tua mamma e sei anche tutto sporco. Insomma, qual è il motivo? Perché sei andato via da casa? Mamma e papà, perché lo sanno? E sanno anche che ho ragione io. Veramente non sanno proprio niente. Se lo sanno, sono convinti che tu hai sbagliato. Comunque non è questa la cosa più importante adesso. Loro vogliono che tu torni a casa. Ma lo sai che tua madre piange sempre? Ma perché non ci spieghi il motivo? Noi ti vogliamo aiutare. Non mi puoi aiutare nessuno. Nessuno, ecco. Io se non mi capiscono, che ci posso fare? Vado via, sto per conto mio e basta. Ma che vi credete, che io stia bene così? No, proprio no. Però ho ragione. E quando uno ha ragione, ha ragione. Questo lo dici tu. E poi noi come facciamo a sapere chi ha ragione se non ce lo spieghi? Se tu ci spieghi tutto, poi noi ti aiutiamo, capisci? Parliamo noi con i tuoi genitori, facciamo quello che c'è da fare. Non c'è niente da fare, niente niente. Allora me ne sto per conto mio, va bene? Non sono d'accordo. Il messaggio di saluto di Renzo non diceva che questo. Non sono d'accordo. E noi a passare giorni d'inferno, né mangiare, né dormire, né lavorare, niente.
aspettando che ritorni, che ci dia sue notizie, qualcosa per tranquillizzarci. Dov'è? Cosa fa? Cosa aspetta? Cosa pensa? Come vive? Niente. Sappiamo solo che non è d'accordo. Lei non immagina che giornate stiamo vivendo, signorina. È assurdo, inconcepibile quello che è successo. Un ragazzo che noi adoriamo. Non è che noi siamo riusciti a sapere un granché, però dalle poche notizie che abbiamo raccolto possiamo intuire che il ragazzo sta bene. Ma si rende conto di come vive? Ecco, adesso dove sarà? Che farà? Noi tutti cerchiamo di fare qualcosa per aiutarlo, ed è per questo che sono qui a casa vostra. Il vostro impegno non è in discussione, ma sta di fatto che non siete riusciti ad avere una notizia sicura, una che sia una. Forse se riusciamo ad unire gli sforzi potremo fare qualche passo avanti. Adesso credo che la cosa più importante sia di vedere insieme il motivo che ha determinato la fuga del vostro ragazzo. Io penso sia giunto il momento di parlare con chiarezza e senza malintesi o pudori. Non è poi un gran segreto e per me non ho nessuna difficoltà a parlarne. Lei, padre, pensa davvero che possa essere utile? Lo spero. Comunque una risposta più concreta la potrò dare solo quando saprò di chi si tratta. È successo esattamente una settimana fa. Noi eravamo qui a tavola. La cena era quasi finita. Per favore, vuoi prendermi la posta che sta sul tavolinetto nel corridoio? Ah, ha scritto il direttore della De Magistris. Per la scuola va bene. Ci sarà da pagare qualcosa di più per le tasse, ma dice che Renzo là si troverà meglio. E quanto costa di più? 30.000. Non è poco. Infatti, ma penso che ne valga la pena. Io non mi piace quella scuola. Perché non devo più andare alla Marconi? È come l'aspettavo. Te l'aspettavi? Ma se eravamo d'accordo di farlo cambiare, tutti. Io, te e lui. Alla Marconi vanno tutti gli amici miei. E con questo? Ne avevamo già parlato della De Magistris. Certo, siamo andati perfino a visitarla. Vorrei tornare alla Marconi. No, Renzo, ma perché cambi idea tutto in un colpo? Non avevi mai detto niente, almeno a me. Nemmeno a me, ma l'avevo capito lo stesso. Alla Marconi vanno i suoi amici. E adesso... adesso anche Elisabetta va là. Elisabetta, quella che tu chiami Betty per telefono. È amica mia. E va bene, ma vi vedete sempre. Giocate sempre insieme, tu, lei e gli altri ragazzi. Ma che bisogno c'è di andare anche alla stessa scuola? Anzi, sai che ti dico? Che a scuola meno amici hai intorno e meglio è. Io non sarò il più bravo, ma a scuola vado bene. E se tu andassi meglio ti dispiacerebbe? Secondo me nella nuova scuola c'è tutto da guadagnare. Ma là, Renzo, che ci siamo capiti benissimo. Tu vuoi restare alla Marconi perché alla Marconi c'è anche Elisabetta. Una brava bambina, non dico di no. Ma credi a me, non è il caso che tu... insomma, che lei... Ma che bisogno c'è di vederla tanto spesso? Ma allora perché uno ha gli amici se poi non ci sta insieme? E magari deve stare con quelli che non conosce nemmeno. Ascoltami, Renzo. Papà vuole dirti che tu ed Elisabetta non è poi un gran bene che restiate sempre insieme. Anzi, il cambiamento di scuola può servire proprio a questo. Guai se due bambini come voi dovessero sentirsi impegnati a restare sempre insieme. Queste cose le fanno i grandi, quando c'è l'età giusta. E allora c'è davvero un buon motivo. Ma ora che senso ha? Ecco, tua madre ha detto quello che bisognava dire. Ogni cosa al tempo giusto. E vedrai che il cambiamento di scuola sarà un bene per tutti. E quando dico tutti intendo me, tua madre, te. E anche Elisabetta. Io spero che tu abbia capito. E che naturalmente tu sia d'accordo con noi. Hai sentito, Renzo? Papà ti chiede se sei d'accordo. E lui, evidentemente, non era d'accordo. Non è questo che ha scritto nel biglietto che ha lasciato? Ma le pare un motivo valido per un colpo di testa del genere? Andarsene da casa? Se fosse così, dovrei ammettere che non abbiamo capito proprio niente di nostro figlio. Invece lo conosciamo molto bene, ci creda. Nei suoi pregi come nei suoi difetti. No, deve essere successo qualcos'altro. Qualcosa che purtroppo non riusciamo nemmeno ad immaginare. Io non ho certo la pretesa di conoscere vostro figlio meglio di voi. Posso solo rifarmi ai miei studi sulla psicologia giovanile. Bene, e quale sarebbe il suo parere? Ecco, io
Ritengo che la vostra reazione non sia stata giusta. Per me avete forzato il senso della situazione. Un po' avete drammatizzato, un po' avete schernito questo rapporto di amicizia tra Renzo e Elisabetta. È vero, ma non l'abbiamo fatto a caso. Bisognava togliergli certe idee dalla testa. Magari addirittura un fidanzamento a 12 anni. Ecco, qui direi sta l'errore di valutazione. I ragazzi sono amici, soltanto due amici. Un rapporto semplice, sereno. E voi ne avete capovolto il senso. Ma noi abbiamo agito per il meglio. D'accordo, la situazione sarà quella che dice lei, ma oggi... E domani? E poi, scusi, non avevamo detto a Renzo di non vedere più quella bambina? Si era parlato solo di cambiare scuola. Già, ma lui non era d'accordo. E non si trattava di un'opposizione da poco, se ha fatto quello che ha fatto. Un ragazzo così tranquillo come Renzo deve essere esasperato per arrivare a certe decisioni. Ma insomma, a suo giudizio, tutto quello che è accaduto è colpa nostra. Ma non lo voglio nemmeno pensare. So io l'affetto che porto mio figlio. Quello che farei per vederlo sempre felice. Io non dubito del vostro affetto per Renzo e non intendo criticare il vostro operato. Cerco solo di capire il perché di questa fuga. E se riusciamo a capire il perché, credo che troveremo presto il modo di far tornare Renzo a casa. Ecco, è l'unica cosa che conti ora. Diego, Elisabetta, arriva! Questa è Elisabetta, signorina. Ciao, Elisabetta. Ciao ragazzi. Buongiorno. Io, se non c'è bisogno, devo pensare alle galline. No, no, resti, signor Giacinto, c'è bisogno anche di lei. C'è un posto per sedersi qui? Eccola. Polvere pulita. Si accomodi. Grazie, e voi? Grazie, io sto in piedi. Noi ci mettiamo qui. Vieni, vieni anche tu, Giacinto. Ma piano, Dunque. Siamo ormai tra amici, d'accordo? Il nostro motto è collaborazione. Collaborazione. Tu sei d'accordo, Betty? Io, se mi dice cosa devo fare... Siamo qui per metterci d'accordo, no? A quanto ne so, voi siete i migliori amici di Renzo. E secondo me siete quelli che lo possono aiutare. Mica è facile, lui ora non va d'accordo con nessuno. Beh, se era tanto facile, a quest'ora non ci trovavamo qui a fare il nostro piano d'azione. Prima cosa, bisogna ritrovare le tracce di Renzo. E attenti bene, non è necessario che diciate a me dove si trova, ma dovete avvicinarlo voi. E poi dovete parlargli. Veramente, noi ci abbiamo già provato, ma è stato proprio inutile. Lo so che è difficile, però secondo me gli avete fatto pensare che lo volevate far tornare a casa. Proprio qui sta l'errore. Invece questo non deve accadere, è necessario convincerlo. Perciò io penso che non sia indispensabile la polizia, ma voi, i suoi amici... Stavolta ci sarà anche Betty e io so che di lei si fida, forse più che di tutti voi. Ma io, se ci posso parlare, cosa devo dire? Non lo so se mi dà retta. Intanto digli che non dovrà più cambiare scuola. Ho parlato con i suoi genitori e la cosa è sicura. Ma è per questo che è scappato via. Ma io non l'ho mai saputo. Nemmeno io. E io invece sì, vedi che qualcosa sono capace di fare anch'io. E un'altra cosa gli devi dire. Lui quando è fuggito da casa ha lasciato un biglietto. C'era scritto non sono d'accordo. Su cosa non è d'accordo? Su molte cose, ma a noi non ci devono interessare. Riguardano Renzo e i suoi genitori. Tu gli dirai che i suoi genitori hanno capito perché lui non era d'accordo e lo aiuteranno. Insomma, sono d'accordo che lui non è d'accordo. Giusto. E se stavolta è d'accordo, come io spero, chissà che non decida di ritornare spontaneamente. Sono sicura, ragazzi, che insieme faremo un buon lavoro. Io, se c'è bisogno di lei, la chiamerò subito. Naturalmente. Che dico al telefono se mi risponde il centralino? Un nome segreto, è vero? Così nessuno capirà. Che è come 007? No, no, niente nomi segreti. Lei chieda semplicemente di me, ispettrice Luisa Neri. Mi passeranno subito la comunicazione. Arrivederci, ragazzi. Arrivederci. Arrivederci, l'accompagno. Io non ci penso nemmeno ad aiutarvi. E invece sarebbe opportuno. E voi? Io non lo so. Nemmeno io! Ci abbiamo provato o no a parlare con Renzo e che ha detto? Che preferisce decidere da solo. Noi dobbiamo rispettare la sua decisione, se no che amici siamo? Ma uno, perché è un amico nostro, non può sbagliare. Per me l'ha fatta grossa, Renzo. Certo che ha agito proprio male. Ma se non lo sa nemmeno perché l'ha fatto? Quella signorina, l'ispettrice, ha detto che lo sa. Lei lo sa e tu? Tu non sai niente. E allora come fai a decidere? E tu come fai? Non sai niente come noi e puoi sbagliare come noi. Ma che discorsi sono questi? Mi sembrate dei galletti, mi sembrate. Tutti che beccano.
Voi lo so, dite che io sono ignorante perché non sono andato a scuola. Ma io certe cose le capisco, e meglio e più di voi. Quando un ragazzo scappa di casa e i genitori sono in pena, bisogna aiutarli e basta. Ah sì? E se ha ragione lui? Prima torna a casa e poi si mettono d'accordo. Renzo deve decidere con la sua testa. Io ci ho pensato bene prima di decidere. E allora? Non si deve restare con le mani in mano. In fondo, che ci ha chiesto l'ispettrice di polizia? Di dire certe cose a Renzo. Lei ha parlato con i suoi genitori e ne sa di certo più di noi. Per me non c'è nulla di male a fare come ha detto. E io non mi fido, va bene? Perché sei un testone. Testona sarai tu. Senti chi parla. Parlo io, parlo e dico basta. La testa grossa me l'avete fatta venire voi a me con questi discorsi. Chi vuole aiutare Renzo lo aiuta e chi non lo vuole fa come gli pare, va bene? Oh. Pronto? Sì? Renzo! Eccomi qua. Ma che discorsi sono? Certo che lo faccio volentieri. Non vorrei mica restare con le scarpe sfondate. Ti do i soldi, te ne compri un bel paio nuove e a suo tempo faremo i conti. Dai, basta con i ringraziamenti. Ci vedremo lì alle 5. Ciao. È rimasto senza scarpe, e come fa? No, ce l'ha ancora le scarpe, ma stanno per dirgli addio. Ma non c'è da preoccuparsi. Gli do i soldi e se ne compra un bel paio nuove. Ma lei, scusi, perché non avverte i genitori? Io non ci pensavo nemmeno a queste cose, anche le scarpe sfondate. Ma almeno mangia, se non hai soldi. Di certo bene non sta, ma in qualche modo si arrangia. Secondo me anche questa è un'esperienza. Così uno poi giudica meglio se si sta meglio in casa o fuori. Però a questo punto io direi che basta. Lo diciamo anche noi. E allora che si fa? Io, diciamo, mi sono impegnato con Renzo. Magari sbaglierò, ma lascio che decida da solo su quello che gli conviene fare. Se voi volete tentare di convincerlo, padronissimi. Anzi, io vi do una mano. Invece di portarglieli io i soldi per le scarpe, li do a voi. Ecco qua. Sono 6.000. Ecco qua, 6.000 lire. Non ci comprerà scarpe di coccodrillo, ma almeno non si bagnerà più i piedi. Glieli date e gli fate un bel discorso. Vediamo che succede. Facciamo a trovarlo? Si è messo a lavorare con un posteggiatore, un bel tipo, lo chiamano Barone. È un nobile? Magari. No, sembra sia un tale che imbroglia, o almeno imbrogliava al gioco delle carte. Una maniera per campare. E siccome chi imbroglia al gioco delle carte si chiama Baro, lui è un barone. Ma è un tipaccio allora? No, un bravo uomo mi è parso. Uno che un tempo se la deve essere passata anche bene. Sa ragionare e come. Renzo lo aiuta e mettono insieme il denaro per mangiare. E dormire? Una baracca vicino al fiume, mi hanno detto. Il barone ha ospitato quel matto di Renzo. Ma per trovarlo? Oggi alle 5, dietro Piazza Saturno, c'è un posteggio. Loro stanno lì. Se non li trovate nel posteggio, cercate nel bar accanto. Oggi è il turno di riposo e il barone e Renzo aiutano a fare le pulizie. Così arrotondano le entrate. Chissà che fatica pulire un bar. Non è faticoso pulire i vetri, l'ho fatto tante volte anch'io. Dietro Piazza Saturno, il posteggio o il bar? Senta un po', ma lei che pensa? È bene che Renzo faccia queste cose? Stare con questo barone, lavorare al posteggio, dormire dentro una baracca? Ragazzo mio, il discorso è un po' difficile. Non è bene che Renzo faccia certe cose, ma se le fa c'è un motivo. Proprio matto non è. Forse ha solo bisogno di essere aiutato. Ma si può fare aiutare dai suoi genitori, no? Io lo so che gli vogliono bene. Brava! E allora si tratta solo di farglielo capire, e questo secondo me lo potete fare proprio voi due, meglio di me. Dunque, il posteggio dietro Piazza Saturno.
Sì, ma mica li tiene Renzo. Li deve dare a quel signore che sta con lui. Si chiama Barone, deve essere quello che adesso l'ha chiamato. Ma se adesso Renzo deve stare dentro il bar per le pulizie, io che faccio? Entro lì? No, 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 è meglio di no. Voi aspettate fuori, semmai vado a vedere io. E se poi Renzo scappa quando ti vede? E che mi faccio vedere io? Io do un'occhiata e poi voi state lì vicino. Intanto andiamo a lasciare la macchina. Mica al posteggio, eh? Ho visto io un posto. C'è uno che va a prendere la macchina. Ah no, 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 niente, niente, quello della Topolino. Mai visto una lira da quello lì. Anzi, magari è capace di chiederti pure una sigaretta. Qui almeno i soldi sono pochi, ma sono sicuri. Struscia, struscia, Renzo! È simpatica la padrona del bar. Ieri mi ha regalato un sacchetto di caramelle e anche un gelato. Povera signora Rosa, se la passa male anche lei, cosa vuoi? Non che renda un bar come questo. Se avessi un po' di quattrini. Ma guarda che è un destino, eh. Appena trovi uno disposto a darti una mano, scopri che è un poveraccio. Tu, per esempio, tu chi hai trovato? Hai trovato me? Non so mai come mettere d'accordo pranzo e cena. Per me va bene così. Intanto abbiamo sempre mangiato. Pane e mortadella, vero? Perché non è buona la mortadella? Che si fa qui, eh? Abbiamo finito? Beh, cosa fate voi? Il bar è chiuso. Fuori di qui. Sciò, sciò, sciò. Sciò. Sciò te lo dico io e te ne vai subito insieme al tuo socio. Fuori di qui e fuori dal posteggio. Ma dico, siete ammattiti, il posteggio è mio. Mio! Mio fino a quando non sono dovuto andare all'ospedale. In ospedale, in galera sei stato. E se vuoi ti dico anche il perché. Ma senti com'è informato lui. Beh, che differenza fa se è stato un po' al fresco? Adesso è uscito a riprendere la professione. Un turno lo fa lui, un altro lo faccio io e tu te ne vai all'inferno. Se ci vai con le buone, meglio per te. Se no, lo troviamo noi il modo per convincerti. Se non ve ne andate subito, io vado a chiamare quelli della polizia e ve lo faccio vedere io. Tu resti e te ne vai quando lo dico io, va bene? E dillo che va bene, avanti. No. Lascialo, disgraziato! Guarda che se cerchi guai ne trovi quanti ne vuoi. Siete due disgraziati, siete, io vi mando in galera tutte e due. Quello è il vostro posto, fuori di qui! Fuori di qui andate voi, subito. Le pulizie le facciamo noi, come vuole la padrona. Sì, proprio lei ci ha mandato qui. Non le va bene come lavorate voi. Finiscila di fare il buffone. Senti, Barone, quello è il telefono. Ora si chiama la signora Rosa e sentiamo cosa dice, va bene? Io non ci credo. Bravo, socio. E allora si telefona, eh? Signora Rosa? Signora Rosa, sono io, Stefano. Siamo qui al bar. Sì. Adesso la faccio parlare col barone. Ecco, senti un po' cosa ti dice. Pronto, signora Rosa? Sì, sono io. Sì. Capisco. Va bene. Cosa ti ha detto? Soddisfatto ora? Siete due disgraziati, certo l'avete minacciata. Senti, barone, non perdiamo altro tempo, eh? Di là c'è un'uscita che va sul cortile. Tu e il socio ve ne andate di lì, così non vedete il posteggio e non mi viene neanche la voglia di tornare. Posteggio? Lo so io dove vado adesso. Alla polizia? Vai, vai. Così stasera veniamo a farti una visitina su, alla baracca. Ci sarà da divertirsi, da stare allegri. Andiamo, andiamo via. Ecco, bravi, ora sì che avete messo giudizio. Sciò, sciò, via, via, fuori.
Alla salute. Alla tua. Perché ci mettiamo davvero a pulire? Scherzi. Lo vuoi meglio di così? Buongiorno. Io voglio... Il bar è chiuso. Turno di riposo. Ma vuoi vedere che questo è sordo? Ho detto che il bar è chiuso! Chiuso! Ma io tanto non devo bere niente. Io cerco un ragazzo, si chiama Renzo, e poco fa l'ho visto entrare qui. Ah sì? Vuol dire che allora è uscito. Perché qui, come puoi vedere, non c'è. Voi siete il barone? Marchese, per servirla. E lui è come? Di un po', ciccia. Ma che vuoi? Da voi niente, io cerco il ragazzo. E poi lei non offenda, sa? Perché ti ha offeso, ciccione? Allora tutta questa qua che sembra ciccia cos'è? Eh? Imbottitura. Perché io ve l'ho detto che avete le facce brutte, eppure ce le avete, eh? Ah, allora ciccia ti va di scherzare, eh? Io... Che vuoi? Io niente, io non l'ho visto uscire, eppure ero lì fuori, ci vedo pure bene. Ah, allora se ci vedi bene ti faccio vedere io da dove è uscito. Vieni, lasciatemi, vieni, lasciatemi. Ecco, vedi, è uscito di qua, là in fondo c'è il cortile, dal cortile si va sulla strada. Soddisfatto ora? Lasciatemi, se no vi faccio vedere chi sono io, eh. Che fai, ciccia? Ci mostri il biglietto da visita? Bravo, ciccia, allora dici chi sei. Bene, 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 bene. Bene, 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 bene. Lasciate, lasciate, peggio per voi. Che non si ride più? Con te, Marchese? Fatemi capire bene. Dove sono andati Betty e Diego? A cercare Renzo. Sì, ma dove? In che posto? Nella baracca dove sta col barone. C'era un ragazzo lì vicino che ha detto che li accompagnava. Giacinto era entrato dentro al bar e non tornava. Poi c'era un ragazzo che aveva detto che aveva visto uscire Renzo il barone. Allora noi abbiamo pensato, Betty e Diego vanno a cercare Renzo e io e Fabio rimaniamo qui ad aspettare Giacinto. Per poi ritrovarsi con Betty e Diego. Dovevano tornare, ma non sono tornati. Un bel pasticcio, non c'è che dire. È sera ormai, bisogna avvertire subito le famiglie. Ma quei due che stavano nel bar, chi sono? Io scommetto che loro lo sanno dov'è la baracca di questo barone. Se ritorno lì, ci penso io a fargli dire tutto. Gli ho messo una paura. Io non mi rendo conto, ragazzi. Di solito fate le cose con giudizio, ma stavolta proprio no. Betty e Diego non dovevano andare via così. In ogni caso a quest'ora dovevano essere già tornati, o perlomeno fare una telefonata. Speriamo sia l'ispettrice. Vai a vedere, Maria Luisa. Subito. Io non voglio dire, ma se questo ragazzo si decidesse a farla finita... Non è un capriccio suo, altrimenti sarebbe tutto più semplice. Ed è bene che i ragazzi l'aiutino, ma non così, evidentemente. Buonasera. Oh, meno male. Buonasera. Che è qui lei. Ha potuto sapere qualcosa? Sì, la situazione non è molto tranquilla. Ma che è successo? Niente finora, ma potrebbe accadere da un momento all'altro. Sono stata al commissariato, sì, lì nel quartiere dov'è quel parcheggio. Il barone era andato là per denunciare due pregiudicati, due tipi poco raccomandabili. Li ho visti, li ho visti. Il barone dice che l'hanno mandato via da quel parcheggio per prendere il suo posto. Non è che qualcuno possa vantare dei diritti, si tratta di attività che non hanno alcuna tutela. Purtroppo il più prepotente alla meglio. E due agenti del commissariato sono andati già a quel parcheggio e i due pregiudicati ora sanno che il barone ha tentato di denunciarli. Ho capito. C'è in vista una spedizione punitiva contro il barone. Lei pensa che possono prendersela anche con Renzo? È quello che temo. Quindi non ci devono più essere indugi. Dovrete intervenire. Io finora ho seguito i suoi suggerimenti, ma a questo punto lei capisce. Certo, certo. Speriamo almeno che Betty e Diego siano riusciti a parlare a Renzo. Allora sarebbe tutto più semplice. Ormai bisogna preoccuparsi soprattutto che Renzo non venga coinvolto in una rissa. Sì, sì, è importante. Ma non è questa la cosa più importante per lui. Il guaio è che al commissariato non sanno dove vive questo barone. Una baracca, sì, ma dov'è? Allora come fanno ad aiutarli? E poi forse ci sono anche gli altri due ragazzi, Betty e Diego. Lo so, me l'ha detto padre Giovanni al telefono. Se lei vuole, noi veniamo con lei. Specie se fosse buio. Noi ci facciamo riconoscere, con la voce dico. Bravo, una proposta giudiziosa. Ci pensa lei, padre, ad avvertire le famiglie? Sì, certo.
Ma prima che i ragazzi si muovano, dobbiamo sapere se i genitori sono d'accordo. Dica che li accompagno io. Se vuole fare, ci vado anch'io con Giacinto. D'accordo. Basta così. Sì, basta. Guarda, lì c'è un pezzo di formaggio, grattugialo. Hai sentito? Sì, un fischio. Questo è un segnale. Io torno subito, tu non muoverti di qui, eh? Cosa mi ha detto Francesco? Mi ha detto che quei due, quelli che oggi sono venuti al bar... Quelli che vogliono toglierti il posteggio? Quelli, Stefano e Nicola, hanno saputo che sono andato al commissariato di polizia. Bene, così la finiscono di fare i prepotenti. Il posteggio è tuo. Ma ti guarda, se i poliziotti ne fanno mai una giusta, che bisogno c'era di dire tutto? Almeno mi avessero dato l'assicurazione che il posteggio è mio. E cosa hanno detto? Cosa hanno detto? Il diritto c'è, non c'è, ci vorrebbe un'autorizzazione, una licenza. Sai che cosa mi ha detto Francesco? Sì, quello che fischiava. Che Stefano e Nicola stasera vengono a farci visita. Visita? Loro due con tre o quattro amici. Vengono, dice, perché... Così io capisco bene. Una spiegazione? Con le mani. Ti vogliono picchiare. E allora, se vengono in tanti, come si fa? Sono già qui intorno. Io lo so come agiscono i vigliacchi. Renzo, bisogna che te lo dica. È una gran brutta faccenda. Mi dispiace che tu sia qui, proprio non ci voleva. Io non ho paura. Male. Dovresti averne invece. E come? Non vedi che razza di gente? Io sono un po' l'uomo che vive così in qualche modo, ma non faccio mai del male agli altri, non do fastidio a nessuno, ma quelli se appena hanno tanto così di convenienza, non ci mettono né uno né due a mettere le mani addosso alla gente, anche a te che sei un ragazzo. E allora perché non andiamo via subito? Tanto un altro posto per dormire si trova. Ma sono qui intorno, non fai 50 passi che te li trovi addosso. Eppure... Non devono entrare qui, non voglio che entrino, perché la casa è mia, Dammi una mano, prendila in fondo. Ecco. Vediamo un po'. Il tavolino adesso. Così, le sedie. Dammi anche quell'altro. Ora sì che non entrano più. Speriamo. Andiamo a mangiare qualche cosa, su. Lo sapevo che qualcosa doveva succedere. Ma che cosa vuole fare quello a 12 anni da solo? Guai, solo guai. Ed ecco che ci siamo. Adesso non è davvero il momento di mettersi a discutere. Se si può fare qualcosa, bisogna farlo subito. E se non ti muovi te, mi muovo io. È anche il mio parere, signora Piani. Forse lei non dovrà fare niente di particolare, ma è importante che sia là. Là? Ma là dove? Da quel che ho sentito, la polizia sta cercando la baracca di questo vagabondo, il barone, e non è detto che la trovi. Noi ci auguriamo di sì. In ogni caso è bene che Renzo veda anche lei, anzi, soprattutto lei. Certo, e lo porterei subito a casa. Meglio se Renzo avrà la sensazione di tornarci da sé. Anzi, può darsi che lei incontri qualcuno dei nostri ragazzi... Anche loro stanno cercando di aiutare Renzo. E forse troverà anche Betty. Mi sembra una buona occasione per dimostrare che lei ha capito bene il senso della loro amicizia. E sai che dicevo io? Quando uno ha la testa sul collo e si intende di affari, che importanza ha se ha studiato o non ha studiato? Avevo 20 anni quando pensavo così. E guadagnavo anche bene. Sai... Era finita la guerra, ma mancava la roba da mangiare. Allora io andavo in campagna, compravo
farina, patate, fagioli e poi li rivendevo in città. La chiamavano Borsa Nera allora. Ho fatto dei gran bei soldi. Eh sì, caro Renzo, bei soldi e bei tempi. E poi che è successo? Tutto. Tutto è successo. Avrò cambiato un centinaio di mestieri, uno peggio dell'altro. Dice, che titolo di studio hai? La quinta elementare. E allora, se vuoi, per te c'è un posto da manovale. È dura, sai? È dura per uno che c'ha un po' di sale in zucca. E poi, sono passati gli anni, sempre peggio, sempre peggio. E Renzo, dammi retta, torna a casa e sotto con i libri, così non corri il pericolo di finire in un posteggio. Ma io a scuola ci vado e sono anche bravo, non per questo sono venuto via da casa. Tu devi essere un po' matto. Hai sentito? Abbassa il libro. Si vede niente? No. Non si vede niente, ma io ho sentito benissimo. Renzo, sei qui? Renzo, siamo noi, io e te. Sì, Renzo, siamo qui, apri. Sono amici miei. Amici tuoi? E cosa cercano? Ci vogliono aiutare, bisogna aprire. Domanda se sono soli. Betty, Diego, adesso apro. Siete soli, vero? Sì, noi due. Ma come fanno a sapere che tu sei qui? Gliel'hai detto tu? Io no, è tanto che non li vedo. Ma, no, no. Venite dentro. Io. Mi fa piacere. Proprio tanto. Come stai, Renzo? È vero che le scarpe rotte? Ti abbiamo portato i soldi per comprarti un paio nuove. Oggi ti abbiamo visto a quel posteggio. Poi sei entrato in un bar e sei sparito. Dovevo fare un lavoro. Questo è il barone. Io sono Diego. Io sono Betty. Piacere, ma voi come avete fatto ad arrivare fin qui? È stato un ragazzo vicino al posteggio, ci ha accompagnati per un pezzo, poi ha detto che doveva andare via. Eh sì, abbiamo dovuto cercare da soli, se no saremmo arrivati prima. Ma perché chiudete così? Cara signorina, sarebbe un discorso troppo lungo. C'è gente che ce l'ha con me e voi venendo qui mi siete messi in un mare di guai. Guai? Sì, guai, guai. Perché la gente che ce l'ha con me può arrivare da un momento all'altro. E allora come si fa? Ma che anche se venissero a voi non fanno niente, è una questione tra loro e il barone, al massimo anche con me. Ma voi che c'entrate? E a te che ti fanno? Ma venendo qui non avete incontrato per strada gente, qualche sì, uno? Sì, 3 o 4 uomini, dove ci sono quelle tavole per passare il fosso. Secondo me i miei amici devono andare via subito. Magari, certo, ma e se potessi aprire? E tu, Renzo, non vieni con noi? Domani, si parla domani, adesso è tardi, e poi qui ci sono dei ragazzi. Dobbiamo parlare subito, vieni fuori. Domani, ho detto. No, non uscire, lo vogliono picchiare, lui invece ha ragione. Allora non deve uscire. Ma ragazzi, ma se quelli entrano qui dentro è peggio per voi. No, 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 è molto meglio che... No, barone, resta qui. La polizia! La polizia! È la polizia! Ah! Finalmente un po' di fortuna. Unico, era ora. Ciao, ciao. Aiutatemi. Meno male, dopo che sei arrivata fin qui ci mancava pure che successe qualcosa. Hai avuto paura, eh? Insomma, senti, io ti volevo dire una cosa. Io ti avevo portato i soldi per le scarpe, ma ti volevo dire che... Insomma, non vuoi tornare a casa. Sai, non ti cambiano nemmeno la scuola. Perché te devi prendere con i tuoi genitori? Apro subito! Ecco. Tutto bene, ragazzi? Benissimo, signorina, non è successo niente. Come stai, Renzo? Bene, papà. La mamma ti aspetta. Andiamo. Allora. Betsy, tu vieni con noi, eh? E anche tu, Diego. Vi accompagno a casa, la macchina è qui fuori. Io vado via, con mio padre.
è in gamba. Spero di rivederti qualche volta. Eh? Ciao. Sai, mi hanno detto che mi danno un posteggio. Davvero, sono contento. Grazie, barone. Beh, vorrà dire che qualche volta verremo a posteggiare dalle vostre parti. Allora vi aspetto. Un momento, voi due dovete telefonare subito a casa. Mi raccomando, domani verrò a casa vostra, ci sarà da firmare qualche carta. L'aspettiamo, signorina. Buonasera. Venti, 17, batte Renzo. Venti, 18, batte. Calma. 21! Siete stati tutti bravissimi. Peccato che nel ping pong non ci sia il pareggio. Comunque la coppa va a Renzo e a Betty. Avanti la mascotte con la coppa. Viva Renzo! Viva Betty! Viva Renzo! Contato in Perù.